Ciao amici, il doodle di Google di oggi celebra l'ottantesimo compleanno di Krzysztof Kieślowski. Krzysztof Kieślowski, regista polacco. Ampiamente considerato come uno dei registi più influenti al mondo del cinema d'autore, Google ha cambiato il logo della sua home page con un doodle speciale. In Krzysztof Kieślowski Google Doodle. L'opera d'arte, entrambe le O di Google World, sono state sostituite dagli occhi di Krzysztof Kieślowski. Krzysztof Kieślowski è nato il 27 giugno 1941 a Varsavia, in Polonia. Lo sceneggiatore Krzysztof Kieślowski ha sviluppato l'amore per la narrazione attraverso la passione per la letteratura fin dall'infanzia. Ha perseguito la sua ossessione per le arti narrative presso la stimata Łódź Film School, dove il suo primo lungometraggio originale è arrivato sotto forma di un breve dramma muto nel 1966. Nei suoi primi film, come il suo documentario del 1971 su uno sciopero del lavoro in cantiere navale intitolato Workers 71. Kieślowski ha esplorato le complessità e i dilemmi morali della vita quotidiana attraverso rappresentazioni schiette della Polonia contemporanea. Kieślowski è andato oltre il formato documentario nel suo lungometraggio del 1975, Personnel, il primo di molti lavori cinematografici di finzione. Non è stato fino all'uscita del 1988 di The Decalogue, 10 episodi televisivi di un'ora che hanno seguito i residenti di un complesso residenziale di Varsavia, che il lavoro di Kieślowski ha guadagnato fama internazionale. Le sue esplorazioni filosofiche distintive hanno raggiunto il culmine nella trilogia Tre colori del 1993-94, ognuna una riflessione sugli ideali della rivoluzione francese, che comprendeva i suoi film finali. Oltre a dozzine di premi prestigiosi nel corso della sua carriera, Kieślowski ha ricevuto 3 nomination all'Oscar, tra cui quella per il miglior regista nel 1994 per Tre colori, rosso, l'ultimo capitolo del suo iconico trittico. Krzysztof Kieślowski morì il 13 marzo 1996 a Varsavia, in Polonia. Buon compleanno, Krzysztof Kieślowski. Grazie per aver guardato questo video, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale.